Amici ed amiche di YouTube, un caro saluto a tutti e bentornati a questo nostro appuntamento con Trader Life Simulator 2. Come sempre ringrazio gli sviluppatori della DNA Ermi per avermi concesso la key del gioco. Vi ricordo che nella descrizione di questo video trovate il link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati fino al 70%, i miei canali social e il link di I Piani Bio. Campanellina, se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano al 100%, visita il sito www.ipianibio.it. Visita ed acquista con fiducia. E naturalmente saluto gli amici della Società Agricola Biologica I Piani, il caro Giglio e tutti i componenti della famiglia, della grande famiglia dei Piani Bio. E ovviamente, se non siete iscritti al canale, mi raccomando, fatelo perché è totalmente gratuito. Ma bando alle ciance, andiamo avanti. Ovviamente vi auguro buon sabato, buon fine settimana. Naturalmente mi auguro, come sempre, che abbiate passato una bella settimana in allegria. E come direbbe il nostro Morino, tunzi tunzi. Allora ragazzuoli, oggi andiamo a faremo un piccolo esperimento, ovvero andremo a vedere se non togliendo i prodotti dalle cassette della frutta, ortaggi eccetera eccetera, vengono venduti lo stesso, oppure se siamo obbligati a tirarle fuori e quindi esporle singolarmente. Oltre a questo, naturalmente andremo ad acquistare anche l'espositore dei cereali, che naturalmente ci permetterà di poter guadagnare un extra. E andiamo dal nostro Peppino Parolare. Buongiorno Peppino. Buongiorno zio Dab. Oh Peppino, ma hai tolto gli occhiali da su? Zio Dab, qua il sole scarseggia. Effettivamente è nuvoloso. Peppi, cosa c'è di buono oggi? Zio Dab, ci sta la frutta, la verdura, tutto quello che vuoi. Ok Peppi, allora mo do un'occhiata e vediamo boh cosa prendere. Fai un affare. L'affare lo fai tu, caro Peppino. Vabbè, dai, allora io inizio un pochettino a vedere cosa acquistare. Va bene, zio Dab, fai pure. Grazie assai, Peppino. A disposizione, zio Dab. Allora, ragazzuoli, prima di iniziare a registrare ho notato che mancava un po' di cosucce al negozio, quindi oggi facciamo un po' ci riforniamo un pochettino. Le pere le abbiamo prese, le mele. Dobbiamo fare allora le cipolle, mi pare che sono finite. Le arance le abbiamo preso. Arancia. E saluto naturalmente Moreno, che in questo momento gli staranno fischiando le orecchie. Oltre naturalmente saluto tutti coloro che si iscrivono ai miei canali social, che mi raccomando lasciate un commento se questa serie vi sta piacendo. E mi raccomando, lasciate un commento così almeno potrò salutarvi. Oltre naturalmente a salutare l'amico Moreno, saluto anche l'amico Test and Review. Privet, privet my friend. Thank you so much. And hi everyone, welcome to this video. And I want to say a special thanks to DNA developers that gave to me the key. And today we will go
buying some cereals, expositor, and we will take a look if we can sell fruit or something like that directly in the box, or if we need to put them one by one on the desk. And so we'll do this experiment to well know how this game it works. Ok, vai, apriamo subito. Andiamo un attimino in bagno. Allora, off camera ovviamente mi sono sistemato anche un pochettino gli scaffali, ho fatto il riassortimento. Infatti a breve, come mi ha suggerito anche Morino, ovviamente nel prossimo episodio andremo anche ad acquistare altre scaffalature. Nel frattempo vi faccio vedere che ho acquistato il banco del pane e allo stesso tempo abbiamo anche acquistato le torte, quindi vedremo se effettivamente questo banco va bene oppure no, perché ho notato, adesso vi faccio vedere, scarichiamo un attimo, dicevo che ho notato che dal panettiere la torta l'aveva conservata nel banco del pane, quindi andremo a vedere se effettivamente quella torta necessita del banco frigo, per intenderci, oppure semplicemente basterà acquistare il banco del pane e non si rovinerà, perché mi ricordo che in Trader Life Simulator 1, la prima versione, la merce diventava avariata, quindi non era possibile più rivenderla, quindi andava in malora. Adesso vi faccio vedere un attimino il nostro panettiere di fiducia, che salutiamo tutta la categoria dei panettieri. E naturalmente vi ricordo che se vi siete persi il primo episodio su come guadagnare subito qui su Trader Life Simulator 2, vi invito ad andarla a guardare. Ecco qua, vedete, le torte stanno qua, quindi tutto a posto. Buongiorno, zio Dappui, buongiorno! E sono passato a far vedere gli amici il tuo panificio. Oh, zio Dapp, grazie! Venite a comprare qua che c'è la roba buona. E infatti, voglio, ci vediamo domani, dai. Ok, zio Dapp, saluto tutti gli amici di YouTube. Mi raccomando, amici ed amiche, iscrivetevi al canale. È gratuito. E soprattutto non vi dimenticate di attivare le notifiche. Ui, grazie assai. Grazie. Ciao, zio Dapp. Ciao, buona giornata. E tuzzo, adiù. Forza, iscrivetevi. Allora, intanto, vediamo quanto ci costa. Serial display 350. Ok, quindi aggiungiamo 350 di contanti. Allora, l'espositore dei cereali ovviamente verrà posizionato qua. Quindi acquistiamo. 1, 2, 3. Ah, abbiamo sbagliato. Credit card, ok, va bene. Andiamo a fare un altro atto all'operazione. Don't forget to like this video. Leave a comment down below. I will be so proud to read your name during my next gameplay. Questo episodio sarà leggermente più breve perché ovviamente bisogna andare avanti. Vi ricordo che la merce non esposta non verrà venduta, quindi la merce deve essere obbligatoriamente posizionata sugli scaffali. Allora, vai. Quante volte ho detto allora?
Ecco qua. Così avremo un introito extra. Allora, con questo dovremmo essere messi abbastanza bene. Diciamo che dovrebbe incrementare un pochettino la situazione. Poi vediamo un attimo una cosa. Melon. Ok, quindi melone, maionese e strawberry jelly. Vediamo un po' se riusciamo a trovare queste cose. Jelly, jelly. Quindi facciamo un saltino da Peppino e andiamo a prendere i meloni. Ovviamente, come ho detto nell'episodio precedente, alcuni articoli di frutta e verdura sono abbastanza costosi. Ovviamente, però, poi voi li andrete a recuperare non appena inizierete a vendere i prodotti, quindi vi assicuro che è una spesa che bisogna assolutamente fare, investire nel reparto ortofrutta. E vi ricordo, campanellina, se volete acquistare il vero cibo biologico italiano al 100%, visitate il sito www.ipianibio.it. Visitate il sito, acquistate con fiducia perché troverete il vero cibo biologico al 100% italiano. Oltre naturalmente a trovare tutta una serie di farine che fanno bene. Ecco qua, vai. Peppe, buona giornata. Uè, zio Dapp, grazie. Però se facciamo un giretto qua prima di andare altrove. Allora, mi sembra molto Ranch Simulator. Fatto bene, dai. Ovviamente non c'è nulla di che. Ok, adesso andiamo da Jabber, andiamo a fare un po' di rifornimento. Andiamo a vedere gelli e tutte quelle cose là che ci servono. Oppala! Vi ricordo che per ogni cliente soddisfatto voi accumulerete un solo punto di esperienza, mentre invece se il cliente non è soddisfatto ne perderete 3. Quindi è per questo che vi consiglio man mano di cercare di acquistare quanti più prodotti possibile, ovviamente per sbloccare per sbloccare un livello che vi permetterà poi di acquistare materiale di elettronica, mobilia, tutte queste cose qui. Quindi, e ovviamente permetterà anche di espandere il negozio, perché come dice il mitico Macho King 82, che saluto, se non spendi espandi non ti espandi. E tuts e tuts, bravo Moreno, bravo. Biscotti, maionese. Ok, biscotti e maionese. Allora, i biscotti stanno da queste parti. Maionese, maionese, maionese. Allora, facciamo così perché adesso qui salam dressing. A maionese dove sta? Maionese, 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 maionese. Mo mi ce l'ho davanti agli occhi e magari non l'ho vista. Eccola qua, maionese. Poi cos'altro serve? Strawberry jelly. Strawberry jelly. Caramelle, le caramelle mi sa. Questo non l'ho mai acquistato. Chacorol, what is this? Jelly, 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 jelly. Aspetta, ma cos'è? Strawberry jelly, ecco qua. Poi prendiamo il caffè che è finito.
poi cibo per i gatti e cibo per i cacciottielli. Mi raccomando, quando è estate non abbandonate i vostri amici pelosi, mi raccomando, fate i bravi, eh? Ovviamente, quando dovete andare a fare una vacanza, informatevi se ci sono strutture, perché non se ci sono strutture, perché ci sono delle strutture ricettive che consentono, scusate la pronuncia, di poter portare insieme a noi a far passare una bella vacanza anche ai nostri amici a quattro zampe. Quindi non abbandonate gli amici pelosetti, perché chi abbandona il proprio amico peloso, sulla sua testa deve piovere per tutta la vacanza, solo sulla sua testa. Ok, paroicelo, ragazzi, siamo quasi giunti al termine di questo episodio. Vediamo un po' se hanno acquistato dalle cassette. Beh, questi bisogna ancora esaurire. Le miele ci stanno. Sì, queste sono ancora piene. Beh, perché abbiamo duplicato le situazioni là. Allora, facciamo lo screenshot per la copertina. Aspettiamo che arrivi qualche altro cliente. No, vabbè, allora facciamo così. Ci mettiamo, eccolo qua, vai. Ragazzi, attenzione. Attenzione ragazzi, come avevo potuto pensare, ebbene sì, a quanto pare richiede il banco frigo, quindi abbiamo buttato i soldi. Ok, quindi ragazzi, come non detto, bisogna acquistare assolutamente, e dico assolutamente, un banco frigo. Per quanto riguarda le torte, assolutamente bisogna acquistare un frigorifero, altrimenti va male. E io ovviamente ho buttato dei soldini. Va bene così, abbiamo fatto un esperimento. Voi ovviamente, mi raccomando, non fatelo. Allora ragazzuoli, io direi che questo episodio termina qui. Vi ricordo di lasciare un bel like al video se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale, ad iscrivervi anche ai miei canali social, a lasciare un commento naturalmente qui sotto nel video. Vi auguro ancora una volta buon sabato, buon fine settimana. Fatemi sapere ovviamente se questa serie vi sta piacendo, mi raccomando. E quindi da me, dallo zio Dab, dal nostro Vincenzo, il nostro grande capo reparto Vincenzo, è tutto. Campanellina, prima di andare via vi ricordo di visitare ed acquistare dal sito internet il vero cibo biologico italiano, www.ipianibio.it. Li trovi anche su Facebook ed Instagram. Naturalmente, quando andate ad acquistare sul loro sito, lasciate un saluto da parte del canale Dab Logistica di YouTube. E quindi grazie mille a tutti, thank you so much, e stato buono, adio, buon fine settimana a tutti.